Quindi, intanto salutiamo i nostri amici di YouTube che vedranno la live da questo punto, appena prima di partire, con l'analisi del primo mazzo precostruito Commander che è uscito insieme a Banditi di Crocevia Tonante. Il primo che ho deciso di, diciamo, con cui iniziare è il mazzo che secondo me dei tre è di base il migliore, non solo come, diciamo, tra virgolette power level, ma anche proprio come costruzione. Thunder Junction, rispetto ai suoi immediati predecessori, secondo me ha avuto un po' un calo di costruzione dei mazzi. Questo, il mazzo che andremo a vedere stasera, quindi quello Izzet, blu-rosso, è il migliore dei quattro e più o meno allo stesso livello di quello, diciamo, che con cui ci avevano abituato da Wilds of Eldraine. Da Wilds of Eldraine hanno iniziato a fare veramente un'impennata di qualità, sia nella scelta delle carte sia nel deck building, e questo di tutti e quattro secondo me è l'unico che si è mantenuto a quel livello, e gli altri tre purtroppo diciamo che tentennano un pochino rispetto, appunto, confrontandoli con i loro predecessori, ma poi su quello andremo in dettaglio le prossime serate. Nel frattempo Galdrek, grazie mille del follow, benvenuto. E quindi cosa fa questo mazzo? In realtà è una cosa abbastanza comune nell'Izzet, ossia lanciare magie. Questo è un classico mazzo cosiddetto Spellslinger, che vuole, nello specifico, lanciare almeno due istantanei, due magie in generale, molto più concentrato chiaramente sugli istantanei e le stregonerie, nello stesso turno. Ha molti payoff sia per il lancio di istantanee stregonerie sia per lanciare due magie a turno o più. Abbiamo cose con Tempesta, abbiamo il comandante che tra poco andiamo a leggere bene, abbiamo molti payoff sul fatto di lanciare diverse magie nello stesso turno. Esatto, è l'esatto, lo Spellslinger nell'Izzet è un po' come il pesca e cala terra dalla mano del Simic, esattamente. E quindi, per capire anche un po' meglio cosa vuole fare il mazzo, Loremon, buonasera. Per capire anche un po' meglio cosa vuole fare il mazzo, leggiamo il suo comandante principale, che tra l'altro, per la prima volta, da Thunder Junction, spero anche in futuro, i comandanti principali saranno borderless, che è una cosa che apprezzo molto, mi piacciono molto, ne ho visti alcuni dal vivo tra l'altro proprio ieri e sono veramente belli. Foil e borderless sono veramente top a livello estetico, molto meglio del cartoncino, insomma, quello che mettevano prima. Un 2-3 stelle. E quindi la nostra comandante è Stella Lee, il Jolly. Giusto, piccola premessa, i mazzi comando di Thunder Junction non sono stati tradotti in italiano, non sono stati stampati in italiano, per motivi. Quindi le traduzioni che vedrete qua sono le mie traduzioni, chiaramente gli effetti sono quelli, anche non solita postilla, gli effetti ormai sono abbastanza rodato, e anche perché gli effetti di Magic seguono comunque una certa logica, una certa grammatica, quindi è molto difficile sbagliarli una volta che si conosce. Quindi i nomi, soprattutto delle carte, dovrete cercarli in inglese. Infatti sono molto, cioè, mi piace che da qua in avanti, spero, i comandanti saranno borderless dei mazzi. Sarà un bel upgrade, secondo me.
Comunque, la nostra cara stella lì, Wildcard in inglese, che ovviamente è il Jolly, è una 2-4 a costo 3, blu-rossa, chiaramente, farabutto umano, e ha due, diciamo, paragrafi. La prima è un'abilità innescata. Ogni qualvolta lanci la tua seconda magia in ogni turno, esilia la prima carta del tuo grimorio. Fino alla fine del tuo prossimo turno, puoi giocare quella carta. Classico effetto impulsive draw. Alla seconda magia del turno, quindi, come dicevo prima, il mazzo si basa molto su lanciare due magie nello stesso turno. È pieno di magie a costo molto basso, per essere appunto un mazzo commander. Ha tantissimi, ha tutti i peschini a uno, ha ponder, ha preordain, non mi ricordo se ha brainstorm, non ne sono sicuro. Ha veramente tutti i peschini forti, diciamo, e quindi è anche proprio il precone fatto apposta per sfruttare al massimo questa cosa. E Stella Lee ci permette quindi alla seconda magia di avere una carta in più disponibile fino alla fine del nostro prossimo turno, quindi è l'impulsive draw, quella forte, quella che dura per due turni essenzialmente. Questo perché chiaramente ha dato che abbiamo speso del mana per lanciare almeno due magie nel turno, ci sta che esiliando una spell o esiliando qualcosa potremmo non avere il mana per lanciarla, quindi ci dà la possibilità di lanciarla il prossimo turno. Molto molto forte, senza contare che questa cosa in realtà è molto sinergica con la sua abilità attivata, perché Stella Lee ha un'altra abilità che basta tapparla e dice: copia una magia istantanea o stregoneria bersaglio che controlli, puoi scegliere nuovi bersagli per la copia, ma la possiamo attivare solo se abbiamo lanciato tre o più magie in questo turno. E nel frattempo Capesk, grazie mille della sub, gentilissimo, addirittura dalla palestra, così mi ascolti mentre fai cose. E quindi questa abilità attivata va da sé che è incredibilmente sinergica con la sua innescata, perché noi abbiamo lanciato due magie, lanciando due magie ci dà accesso alla prima carta del grimorio, che se a sua volta è una altra magia che possiamo lanciare, vuol dire che lanceremo la terza magia del turno dall'esilio e possiamo già tappare Stella lì per copiarla, perché quella è la terza magia del turno che è già stata lanciata. In risposta tappiamo Stella lì per copiarla, perché possiamo attivarla dato che abbiamo lanciato tre o più magie nel turno. Molto 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 forte. Questo è in un mazzo costruito come si deve, diciamo senza problemi di budget, può veramente concatenare, fare dei turni da tre spell barra 4, perché Stella lì copierà una magia abbastanza costantemente. Molto molto intrigante. Infatti, se non sbaglio, è stata adocchiata anche dai giocatori di CDH, questo comandante, proprio perché si presta molto bene a quello stile di gioco, quindi magia a costo basso e peschini a manetta, insomma cose molto molto presenti in CDH. E questa quindi la rende comunque un comandante potenzialmente molto molto forte, che permette di fare tantissime cose in un singolo turno. Unica cosa che voglio far notare è che non deve essere per forza il nostro turno, sia per l'innescata sia per l'attivata. Quindi se abbiamo cose in istantaneo, cosa abbastanza facile in blu-rosso, possiamo addirittura fare queste cose nel turno degli avversari. Cioè se appunto, ripeto, senza problemi di budget, idealmente potremmo avere abbastanza effetti che ci fanno pescare in istantaneo, che potremmo tranquillamente triggerare Stella Lee per la maggior parte dei turni, compresi quelli degli avversari. Un bel mazzo col portafoglio gonfio prima e vuoto dopo, esattamente.
Ma secondo me non c'è neanche da spendere così tanto. Moltissimi effetti sono common, moltissimi effetti sono su carte che non costano tanto forti, e ne vedremo molti stasera, perché appunto, ripeto, il deck building di questo mazzo è veramente fatto bene e c'è tutto quello che, di cui c'è bisogno come base. E per farlo funzionare, non dico che ogni turno fai tutto, però diciamo che consistentemente, sicuramente nel tuo turno lo fai ad ogni tuo turno, secondo me. Comunque, Stella Lee è il nostro comandante principale su cui essenzialmente si basa un pochino tutto il mazzo. Passiamo al comandante secondario, che non si discosta molto dal primario come invece in altri mazzi accade. Abbiamo visto più volte come il comandante secondario spesso è proprio una, come dire, una direzione completamente diversa. Qua invece no, direi che sono abbastanza intercambiabili, dipende dal nostro stile di gioco. Appunto, Stella Lee è molto non scombosa, però è molto molto spinta. Eris è un pochino più tranquilla, ma comunque forte. Leggiamola. Eris, Ruggito della Tempesta, è un Warlock elementale 4-4 a costo, attenzione, 10. 8, un blu e un rosso. Ma in realtà è molto, diciamo che è molto meglio di così, perché questa magia costa 2 in meno per essere lanciata per ogni valore di mana diverso tra le carte istantaneo e stregoneria nel tuo cimitero. Quindi abbiamo tanti istantanei e stregonerie di costi diversi. Lei si sconta di 2 per ogni costo di istantanea e stregoneria nel cimitero. Quindi va da sé che è piuttosto semplice farla costare anche 2. Anche 4 va bene. Questa è diciamo che secondo me è pensata per costare 4, perché è un 4-4. Perché, cioè, banalmente puoi scurvare facendo spella 1, primo turno, secondo turno spella 2, terzo turno spella 3, e lei è già scontata di 6, e quindi di quarto turno puoi giocarla. Allora, anche i costi addizionali, perché è un costo addizionale. Sto pensando, costa 2 meno per essere lanciata, perché la tassa da comandante è un costo addizionale, sconta i costi addizionali? In teoria sì. In teoria dovrebbe. Sì, perché sì, li sconta, sono sì. C'era quel comandante verde bianco che si sconta pari segnalini +1/+1, che sconta anche la tassa da comandante. Sì. Anche Loremon conferma, perfetto. Quindi sì, sconta anche la tassa da comandante. Diciamo anche qua, va da sé che essendo i valori di mana diversi, arrivi fino a un certo punto. Nel senso, non hai infiniti costi di mana. Però è uno sconto molto molto importante. Esatto, vai da 1 a 10 è molto difficile. Però se inizi a giocare dei turni extra, quelle magie che costano tantino, puoi pensarci. No, comunque è molto sconto veramente pesante, appunto. Costa 10, ma è non è mai 10 questa carta, non la pagherai mai 10. Continuiamo, questo è solo l'effetto di sconto. Poi è un 4-4 con volare e prodezza. E soprattutto, ogni qualvolta lanci la tua seconda magia in ogni turno, e per questo è molto simile a Stella Lee, comunque vuole fare le stesse cose. Però invece che, tra virgolette, pescare una carta, creiamo una pedina creatura elementale drago 4-4 rossa con volare e prodezza anche lei. Molto molto forte. Pedine con prodezza, il nostro caro mentore del monastero ci ha insegnato che sono molto forti. Quando sono dei monaci 1-1, mi verrebbe da dire che anche quando sono draghi 4-4 con volare, diventano molto molto forti. Tra l'altro lei è bellissima, l'art e tutto, è un elementale di Lorwyn,
che è o di Landa Tenebrosa, probabilmente. C'è da capire, quando torneremo su Lorwyn ci spiegheranno. E almeno sì, la maschera mi sa proprio di elementale, di Lorwyn. Il mentor però insegna che troppe ristampe rovinano il prezzo. Giù, abbassano il prezzo. Un prezzo basso non è mai un prezzo rovinato. Quindi qui abbiamo una versione un pochino più terra terra, anche se vola. Un pochino più terra terra della stessa cosa che vuole fare Stella lì, quindi lanciare più magie in un turno. Io ho sempre, tra virgolette, dato per scontato che i Kin li prendano prevalentemente da Lorwyn. Anche quelli che erano usciti in vari M20, M19, quelle robe lì. Perché l'estetica è proprio praticamente identica. Cioè il corpo fatto dell'elemento e poi diciamo le parti solide, che fluttuano come arti. Poi appunto, magari ce lo spiegheranno meglio se effettivamente sono tutti da Lorwyn o no. Però diciamo appunto la maschera qua mi ricorda moltissimo anche Cenerina o Enko come personaggi. Però appunto, di Lorwyn è notoriamente un piano che dopo esserci stati lo hanno un po' lasciato là. E non ci hanno più detto niente. Comunque, strategia. Sì, non esistono info, appunto. Diciamo che il fatto che si chiamino nello stesso modo di quelli di Lorwyn, eccetera. Vedremo, vedremo. E oh, attenzione, mi sono dimenticato Mubot di togliere l'annuncio dell'unboxing. Bravo me. Aspettate che lo tolgo. Aspettate che lo tolgo. Che poi la gente scrive questo via. Posto. Ok, così siamo a posto. Bene, bene. Quindi, tornando a noi. La strategia che vuoi fare con Eris è essenzialmente la stessa che vuoi fare con Stella Lee. Solo che con Stella lì devi sfruttare di più la tua mano, o comunque le risorse che hai in mano e lanciare più magie, perché Stella lì dà il meglio di sé quando lanci tre magie. Eris invece si accontenta di due, però appunto la sua win condition è molto più visibile. Draghi. Draghi volanti che si pompano quando lanci non creatura, quindi ottima comunque combinazione. Per continuare a fare la tua cosa e potenziare al contempo il tuo esercito di draghi. Molto carina, anche lei quando lanci la tua seconda magia in ogni turno, quindi se abbiamo una suite di istantanei, diciamo numerosa, possiamo fare questi draghi in instant. Li fa pure stappati, quindi potremmo addirittura crearci dei bloccanti a sorpresa, molto forte come cosa. E anche molto forte, anche semplicemente come deterrente per gli altri avversari di attaccarci, perché se abbiamo del mana stappato, loro ci attaccano, noi potremmo potenzialmente, teoricamente, creare un drago 4-4 dal nulla che blocca. E quindi molto molto forte. Questa, secondo me, appunto, è la versione un po' più casual del mazzo, se lo si vuole giocare un po' più tranquillo, ma comunque molto molto forte. Questa se non viene gestito, secondo me, in un giro di un paio di turni, molto difficile che perda un mazzo così quando ti sei fatto quei 4 draghi, 4-5 draghi. Il tuo comandante, che è pure lei a volare prodezza, e poi ci spari dietro un po' di istantanee in combat. Molto molto forte. Poi i volanti sono sempre, sempre
forti in Commander. È un po' il volare in Commander sta diventando un pochino come in Limited. I volanti sono molto sottovalutati, ma quando c'è un volante grosso in un tavolo da Commander è sempre un problema perché sei sicuro al quasi 100% che almeno un giocatore lo puoi andare ad attaccare senza problemi. Molto spesso, quindi molto forte. Eris è un bel comandante. Stagione raddoppio rosso o blu e via. No, è già forte così. È molto forte, Eris. Tra l'altro, facendo pedine, il rosso e il blu ha molti payoff anche per le pedine. Quindi puoi anche metterci dentro. Diciamo, lo puoi fare un po' meno concentrato sulle sole spell e mettere anche qualche cosina di extra. Che ne so, che ti sconta. Per esempio, mi viene in mente una carta di Warhammer, che è Magnus il Rosso, che dice che le tue istantanee stregonerie costano uno in meno per ogni pedina che controlli. Mi pare forte. Mi pare forte. Mi rimane forte. Ah, è vero che c'è anche Averna. Oh, scusa, non Aver in italiano non è Averna. Lo sai? Che è a. Oddio, non mi ricordo se era Averna o Avernia. Comunque hanno usato la mitica tecnica della Y per storpiarle il nome. Ah, ok. Ancora proprio buttata in fondo. Avernai. Sì, ma sicuramente per quello l'hanno fatto, purtroppo. Comunque, quindi Stella Lee ed Eris sono, diciamo, mai caso raro, comandanti abbastanza intercambiabili e entrambe vogliono lanciare magie, almeno due magie a turno. Ora vediamo le carte nuove del mazzo. Come sempre faremo prima le carte nuove, dopo le ristampe che reputo interessanti sotto certi punti di vista, e infine vedremo con che carte potremmo di Thunder Junction potremmo migliorare questo mazzo, comunque pensare di inserire. Prima carta nuova, nonché una forse delle più diciamo interessanti, la Scaglimagie Crepitante. È un mago umano 2-2 con lampo a costo 5, doppio rosso, che è un effetto molto semplice. Quando entra nel campo di battaglia, se l'hai lanciata, la prossima magia istantanea o stregoneria che lanci in questo turno ha tempesta. Quindi un mago che dà tempesta a una qualsiasi istantanea o stregoneria che lanciamo dopo di lui. Dopo di lei, in questo caso. Allora, costa 5. A parte che ci sta, perché comunque Tempesta è una delle meccaniche più rotte, soprattutto in un mazzo basato sugli istantanei e le stregonerie come questo, perché è molto facile, appunto, vogliamo fare almeno due magie a turno, probabilmente tre, quindi insomma copiare una magia per tre volte è molto 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 forte. Questo elemento piace a Ralstorm Conduit, assolutamente. Quindi dare tempesta a una qualsiasi nostra istantanea stregoneria. Poi, esatto, puoi fare. Assolutamente. Cose che proliferano, insomma. Questa mi verrebbe da dire che è una carta forte in più o meno tutti i mazzi che ho il rosso che giocano un buon numero di istantanee stregonerie. Allora, l'unica cosa per cui appunto possiamo considerarla, a mio parere, bilanciata è che costa veramente tanto. Comunque costa 5, seppur con lampo, che però ci sta. Altro però no, quando entra, se l'hai lanciata.
Quindi non possiamo blinkarla per continuare a dare tempesta, diciamo, di infinitum. No, l'hanno bilanciata bene. Se fosse stato un ATB e basta, sarebbe stata veramente sbroccata anche a costo 5. Dobbiamo averla lanciata, quindi dalla mano o in altri modi, o dall'esilio, eccetera. Comunque la dobbiamo aver lanciata. Però è assolutamente forte. Costo 5, ci sta un effetto molto forte, ci sta che sia costo 5. Il fatto che abbia lampo molto, molto carino, perché appunto ci permette di lanciare poi gli istantanei. Subito dietro. Ah, ok. Ok. E quindi carta chiaramente molto molto forte, con applicazioni molto più ampie di questo mazzo, ma che in questo mazzo tendenzialmente, prendendo il pre-con, non è difficile che appunto ci faccia copiare una magia 3 volte, banalmente. Già lei, tra l'altro, la cosa forte è che lei stessa è già una magia. Scaglia magie crepitante, quindi lo facciamo nel turno di un avversario che nel suo turno lancerà delle magie. Ricordiamo che Tempesta copia per ogni magia lanciata da chiunque, non solo da noi. Quindi abbiamo comunque un incentivo a fare questa cosa su un istantaneo tendenzialmente, e che lei abbia lampo è molto molto rilevante, perché possiamo lanciarla a fine del turno di un avversario che magari nel frattempo ha lanciato, boh, 4 magie, cose così. Lanciamo la scaglia magie, che sarebbe la quinta magia del turno, poi ci lanciamo dietro un istantaneo, che sarebbe la sesta magia del turno, e quindi quell'istantaneo poi viene copiato 6 volte. Quindi è molto molto, diciamo, ha implicazioni molto molto forti col fatto che possiamo lanciarla nel turno avversario. La possiamo chiamare Pikachu, è rossa, però ci sta. Però ci sta, ci può stare. È molto, insomma, power, diciamo che se c'è di mezzo tempesta è difficile che una carta sia scarsa. E questo è un caso. Esatto, il tuono di Thunder Junction. Poi andiamo avanti invece con una stregoneria. Questa è un po'. È una carta che reputo non fortissima, che però può avere il suo perché. Carica febbrile. Stregoneria costo 5, rossa. Dice: scarta la tua mano, poi pesca 4 carte. Per ogni carta scartata in questo modo, le creature che controlli prendono più 1 più 0 fino alla fine del turno. E ha tramare a costo 4. Tramare, ricordiamo, la meccanica nuova, una delle meccaniche nuove di Thunder Junction. Possiamo pagare il costo di tramare, quindi in questo caso 4. Esiliare questa carta dalla mano a faccia in su, come stregoneria, e poi lanciarla gratis, sempre come stregoneria, in un turno successivo. Quindi questa è chiaramente una carta che è pensata per essere messa da parte e poi poter lanciarla in un secondo momento pagando 0. Chiaramente in questo mazzo la meccanica tramare è molto molto forte, perché ci permette di mettere da parte delle magie per poi fare magari un turno dove, che ne so, le prime 2 magie del turno le facciamo gratis perché sono entrambe tramate. E poi paghiamo per fare la terza, abbiamo stella lì, la copiamo, insomma. Si presta molto bene tramare per quello che vuole fare questo mazzo. Essenzialmente pagare in anticipo qualcosa per poi permetterci di lanciare nello stesso turno più cose. Questa secondo me è una carta pensata più se vogliamo giocare Eris piuttosto che stella lì come comandante, perché è vero, all'interno del mazzo ci sono molte carte che creano creature quando lanciamo istantaneo o stregoneria. Abbiamo Young Pyromancer, abbiamo l'Iconoclast, quello di Brothers War, che crea i soldati artefatto 1-1 quando lanciamo non creatura. Abbiamo Talrand. Insomma, abbiamo veramente tanti effetti che
che si innescano quando lanciamo istantaneo stregoneria e molti effetti che creano pedine, creatura. Quindi, nel senso, anche con Stella lì avremo sicuramente il modo di sfruttare carica febbrile per potenziare le nostre pedine. Chiaramente diventa molto più forte in Eris, avendo il comandante stesso che fa questo effetto e il comandante stesso che invece che creare degli 1-1 ci crea dei 4-4 volanti prodezza. Cioè, questa potrebbe essere, se giocassimo Eris come comandante, carica febbrile potrebbe essere tranquillamente una chiusura, essenzialmente, se abbiamo un po' di board. Perché appunto non solo ci rifà la mano, in un certo senso, ma in più potenzia tutti i nostri draghi di più 1 più 0 per le carte scartate, di ulteriore più 1 per la loro prodezza. Quindi è non male, non male, crea una bella forza di attacco. Con potenzialmente, tra l'altro, altre istantanee o stregonerie da lanciare subito dietro, pescando 4 carte. Quindi, carta comunque diciamo che ha il suo perché. In Eris probabilmente molto più forte che con Stella lì. Il tramare è dove, secondo me, splende un pochino di più. Perché sta lì, io l'ho pagata. Lì quando mi serve la casto gratis. E via. Molto, molto bellina. Poi andando avanti abbiamo un'altra carta con tramare che è caricare l'arma. Un'altra stregoneria, questa volta a costo 3 blu, e dice pesca una carta e poi pesca una carta per ogni altra magia istantanea e stregoneria che hai lanciato in questo turno. E ha tramare a costo 4, lei costa di più essere tramata perché è effettivamente un effetto più forte quando pianificato bene, ecco. E quindi anche questa carta che dà il meglio di sé quando lanciamo più magie nello stesso turno, nello specifico istantanee stregonerie, e che può rivelarsi effettivamente un peschino piuttosto interessante. Anche qui, come la magia di prima, la metto da parte, poi nel momento in cui farò il mio turno, quello figo, allora sarà l'ultima magia che lancerò così da pescare 5 carte, qualcosa del genere. Esatto, fai un po' di storm e poi ti peschi un botto di carte. No, no, è poi contramare appunto a costo zero. Cioè faccio il mio turno storm, pim pum pam, ho lanciato 4-5 magie, poi lancio caricare l'arma e pesco 6 carte. A grata, a costo zero, perché l'avevamo tramata in un turno precedente. Quindi no, ci sta anche questa carta molto molto carina in questo mazzo. Anche questa invece è probabilmente pensata più per Stella Lee, perché Stella Lee si presta alle tre magie nel turno, e con caricare l'arma diventa, non solo caricare l'arma stessa è più forte, più il numero di magie nel turno aumenta, e quindi Stella Lee ne vuole tre, idealmente, ed è meglio, ma in più è a sua, diciamo, essa stessa una magia che ci fa pescare, ci riempie la mano di nuovo, per poi poter fare un altro turno con più magie successivamente. Molto molto carina, ci sta. Questa secondo me è proprio pensata anche per il comando un po' più casual, perché costa veramente tanto, cioè se si vuole fare il mazzo Commander Storm, fatto anche lì, senza budget, ovviamente vai nel competitive, ma appunto, cioè, pagare 3 o 4 come stregoneria per fare questa cosa è già tanto se vuoi fare lo storm vero. Se vuoi fare invece come questo, 3 magie nel turno, 2 magie nel turno, questa è perfetta, secondo me. Molto, molto bella. Diventa la lanciastelle. Un bel cercastelle. Poi tra l'altro armi fighissime, le balestre a tuono, bellissimo, fantastico. Che tra l'altro penso sia la stessa arma che si vede in uno sparino common del set principale, se non mi ricordo male. Quello che fa 2 danni più 1 per ogni magia che hai lanciato nel turno. Quindi ci sta, ci sta. Molto bella. Andando avanti abbiamo un veicolo. Abbiamo un veicolo, quindi una cosa che un po'
a mio parere cozza con la strategia del mazzo, ma che ha un effetto molto, molto forte. Allora, diligenza rovente. Veicolo a costo 4, rosso, è un X5, dove la sua forza è pari al numero di carte istantanee stregonerie nel tuo cimitero. Quindi più abbiamo giocato cose, più è grosso. 5 di costituzione, tra l'altro, vuol dire che può attaccare abbastanza tranquillamente. A manovrare 2, e quindi anche qua Stella lì può manovrarlo perché è un 2-4. E dice: ogni qualvolta la diligenza attacca, la prossima magia istantaneo e la prossima magia stregoneria che lanci in questo turno hanno cascata. Ecco, questo è, penso sia la prima volta che ci sia questo wording. Perché non dice la prossima magia istantaneo o stregoneria, quindi in base alla prima che lanciamo è. È sia la prima istantanea sia la prima stregoneria, quindi se lanciamo un istantaneo a cascata, se lanciamo una stregoneria a cascata pure quella. Molto 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 forte. Tra l'altro, cascata, altra ottima meccanica da giocare in questo mazzo, perché essenzialmente con una sola carta lanciamo due magie. Molto forte. Purtroppo cascata non è in questo mazzo, non è in questo set, né nei vari breaking news eccetera, però chiaramente uno dei primi upgrade, primo sottoinsieme di carte da guardare sono tutte le blu-rosse, blu/rosse, con cascata, perché appunto triggerano da sole sia Stella Lee che Eris. La stella è cascata. Ed è molto forte. Questa è... cioè, se si riesce ad attaccare e poi si fa un turno veramente, veramente forte, lanciando 4 spell, essenzialmente, usando 2 carte. No, non male. Non male, direi. Peccato, appunto... cioè, ci sta, per carità, però un veicolo è un po'... clunky. Esatto, attento che poi non arriva Stella con la stella dello sceriffo, attenzione. Quindi, diligenza, diciamo che se si riesce a farlo attaccare, sicuramente andrà a creare un ottimo turno, un turno molto molto forte per questo mazzo. Ma essendo che costa 4, non ha rapidità, deve essere manovrato, bisogna lavorarci un po', ma se ci si riesce diventa un buon, diciamo un ottimo enabler di quello che vuole fare il mazzo. Ecco, questa invece probabilmente carta di questo mazzo, tra la carta nuova più forte. Draghetto del rombo di tuono. È un draghetto 2-1 a costo 2, volare, e le magie istantanee stregonerie che lanci costano 1 in meno per essere lanciate. È un goblin electromancer. Solo che è un volante e costa, non costa rosso-blu, ma costa solamente blu. Che lo rende ovviamente più forte di Goblin Electromancer. Quindi no, chissà se Legacy c'è Storm. C'è Storm in Legacy. Non lo so. Questo in Legacy si può giocare. Cioè, questo potrebbe sostituire Goblin Electromancer. Proprio, cioè 2-1 volante che fa la stessa cosa dell'Electromancer e non hai bisogno del rosso, mi sembra forte. Poi ha un'abilità attivata che non ho nominato per quanto riguarda il Legacy, perché è una cosa che è strettamente legata a Commander. Infatti possiamo pagare 3, sacrificare il draghetto, e quando lanciamo la nostra prossima magia istantanea o stregoneria in questo turno, copiala per ogni volta che hai lanciato il tuo comandante dalla zona di comando in questa partita. Quindi il Commander Storm, chiamiamola così. E anche qua mi sembra forte. Mi sembra forte, soprattutto con Eris, perché Eris ha quella clausola di sconto che ci rende molto più semplice giocarla anche dopo che è morta,
una volta sicuramente, forse anche due, dipende poi da come è montato il mazzo e da come riusciamo a mettere al cimitero valori di mana diversi delle nostre spell. Però anche qua potenzialmente molto forte, potenzialmente molto forte, soprattutto quando si vanno, anche solo che abbiamo lanciato due volte il nostro comandante dalla zona di comando, copiare due volte una cosa è forte, a costo 3. Mettiamoci dentro dei turni extra, fare tre turni extra, mi sembra forte, è sempre forte fare turni extra. Cosa che questo mazzo potrebbe tranquillamente giocare se volesse, per fare turni storm consecutivi. Però insomma, forte, incredibilmente forte. Cioè sconta, poi ok, ci toglie lo sconto, però ci permette di copiare una cosa. Cioè è forte, forte. Mono blu Teferi anche, sì sì, anche in mono, il fatto che sia blu vuol dire tutti i mazzi basati su magie con il blu, cioè contentissimi, hanno un altro effetto, hanno Baral, hanno Goblin Electromancer e hanno Draghetto a costo 2, non so se ce ne sono altri, non mi vengono in mente, ma probabilmente qualcosa c'è. Comunque, insomma, avere consistentemente un drop a 2 che ti sconta gli istantanei e le stregonerie è forte. È forte, questo è incredibilmente forte. Poi, eruzione elementale. Stregoneria, costo 6, doppio rosso. Crea una pedina creatura elementale drago 4-4 rossa con volare e prodezza, le stesse che crea Eris. E ha tempesta. Questa è una carta tranquillissima che ha solamente tempesta. Costa 6 anche qua, quindi ok, ci sta. Ma abbiamo visto come tramare renda, ok, sì, costa tanto la magia con tempesta, vuol dire che dietro non ci si lanceranno tante magie. E invece c'è tramare. Guarda un po' queste magie che posso lanciare gratis dall'esilio. Anche qua, diciamo, l'effetto non dico che non è forte, ma chiaramente è molto, molto contenuto. Di fatto fa a costo 6 la stessa cosa che Eris fa, tra virgolette, gratis, lanciando le magie. Sì, 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 lo stavo per far notare che l'artista di questa carta è Andrea Piparo, che è appunto la prima carta non del Signore degli Anelli illustrata da lui. Artista italiano, ha fatto anche il token del drago elementale con prodezza, molto bello, che riprende appunto questa composizione, quest'art. E anche lui era molto contento di averla condivisa, quando l'ha condivisa su Facebook. Chissà per quanto tempo dura, vabbè che sono freelancer, quindi penso che finché lui abbia voglia di fare lavoro per Magic lo farà. Ah, anche Rancor di Fallout è suo? Me l'ero perso. Poi è ovvio che lui lo hanno chiamato, diciamo, inizialmente per Lord of the Rings. Lui è illustratore da anni e anni che illustra lavori, pubblicazioni, eccetera, dedicate a Tolkien. Lui è abbastanza conosciuto in quel mondo, e infatti l'hanno chiamato per il set di Lord of the Rings, e però sono contento che sia rimasto, ecco, perché è veramente bravo lui, è veramente, veramente bravo. Un sacco, tra l'altro ultimamente un sacco di italiani, un sacco di italiani stanno, diciamo, dipingendo per Magic. Ce ne sono, c'è Piparo, c'è Michele Giorgi, c'è Domenico Cava, c'è Mirko Failoni, 4-5 ce ne sono, 4-5 ce ne sono, c'è Bassini, esatto, stavo, ho detto aspetta, la foresta di Ixalan, c'è Bassini.
tanto, tanto orgoglio italiano nell'ultimo anno. Veramente tanta roba. E quindi anche artisti che plausibilmente è facile trovare per una volta da noi. Che è una cosa stranissima da dire. Eh sì. Vedremo, vedremo in futuro, vedremo in futuro. Vedremo in futuro. Io mi aspetto in Duskmourne, mi aspetto tanti lavori di Cava. Perché Cava ha quello stile un po' horror, diciamo così. E ho visto anche delle sue illustrazioni su alcuni manuali di giochi di ruolo, su quel tema lì. E lui c'ha quell'impronta lì. Infatti mi stupirebbe molto se non facesse tanti pezzi in Duskmourne. Quindi vedremo, vedremo. Vedremo. Seguiremo da vicino i nostri artisti nostrani. Ok, quindi eruzione elementale, questa forse una delle carte più semplici. Tempesta, basta, lanciamola, facciamo tanti dragoni e ciaone. Ecco, questa invece è una carta un po', tra virgolette, complessa, non è vero, cioè non così tanto, è solo lunga da spiegare. E un particolare, Fonderia del Falsario. È un artefatto a costo 3, di cui un blu, e tappa aggiungi un blu, quindi una mana rock nel blu. Tappa, aggiungi un blu. Quando spendi questo mana per lanciare una magia istantanea o stregoneria con valore di mana pari o inferiore a 3, e questo è importante, puoi esiliare quella magia invece di metterla nel cimitero del suo proprietario quando si risolve. Quindi, magie piccole, se le lanciamo con la fonderia, possiamo decidere di esiliarle invece di metterle al cimitero. Perché? Perché la sua seconda abilità, se paghiamo 5, doppio blu, la tappiamo. Possiamo lanciare un qualsiasi numero di magie scelte tra le carte esiliate con la fonderia del falsario senza pagare il loro costo di mana, attiva solo come una stregoneria. Quindi è un accumulatore di spell. Diciamo che tendenzialmente questa è chiaramente pensata per i vari peschini o sparini vari. Cioè, pattern banale è turno 3. Fonderia, tappo, aggiungo blu, faccio ponder e poi la metto lì sotto. La cosa forte è che una cosa che non, diciamo non ci si aspetta è che per attivare l'abilità, la seconda, non dobbiamo sacrificarla. Una cosa che spesso succede, no? Per questi effetti accumuli roba, poi una certa sacrifichi e liberi la roba accumulata. Questa invece no. Paghiamo 5, che è tantino, però non la dobbiamo sacrificare, quindi volendo, se c'è il tempo, se c'è la possibilità, si può continuare a ricominciare ad accumulare magie sotto la fonderia. È carina, è una buona mana rock, secondo me. Come dicevo all'inizio, è molto forte in questo mazzo, anche solo nel pre-con, perché la costruzione del mazzo è stata fatta bene, ci sono tantissime magie a costo basso in questo mazzo, tanti costi 1, 2, 3, probabilmente più della metà degli istantanei e stregonerie del mazzo sono a costo 3 o meno, quindi questa mana rock diventa molto molto forte, potenzialmente molto forte per poi fare anche qua un turno wow con tutto. Tra l'altro, da notare che no, scherzo, stavo per dire una stupidata perché dobbiamo usare per forza il suo mana per poi metterci sotto la magia. Quindi o abbiamo dei modi per stapparla, per fare mettere più magie in uno stesso turno, che secondo me è un modo di velocizzare, diciamo, il tutto. Altrimenti penso che il modo migliore sia cercare sempre di pagare mana delle magie a costo 3. In questo modo, con solamente due magie a costo 3, avremo uno sconto essenzialmente di mana quando attiveremo la seconda abilità, perché pagheremo 5, ma staremo lanciando due cose a costo 3 che costano 6 in totale, quindi abbiamo pagato di meno.
Questo è quanto. Ovviamente da lì in su, diciamo, secondo me l'obiettivo non è tanto fare le due magie, ma quanto cioè quei 5 mana devono risultare in un totale di magie che mi sono costate più di 5 mana. In questo modo riesco a, diciamo, a fare una giocata forte. Poi, appunto, questo è l'ideale. Ma anche solo avere una mana rock che ti accumula lille spell non è malvagio. Questa è un po' una nombo se giochiamo Eris come comandante, perché Eris conta le cose del cimitero. Se noi le esiliamo con la fonderia, ovviamente non le vede. Quindi è forse una carta potenzialmente da tirare via se giochiamo Eris come comandante. In generale, comunque, carta molto molto carina. E poi abbiamo un altro artefatto, che è un po' particolare, un artefatto, questo è veramente in colore, costa solo 2, e ha abilità attivata, paghiamo 1, tappiamo il rilevatore di Ley Line, maciniamo una carta, possiamo aggiungerla alla mano se è stata macinata un istantaneo, una stregoneria in questo modo. Quindi è una sorta di peschino strano, che però funziona solo sugli istantanei e stregonerie. In più possiamo tappare una creatura leggendaria stappata che controlliamo per stappare il rilevatore di Ley Line. Quindi è un peschino selettivo che ci mette le cose al cimitero. È un po' strano. È molto strano soprattutto perché anche questo probabilmente è più forte con Eris come comandante piuttosto che con Stella Lee. Per il semplice fatto che con Eris magari possiamo permettere, cioè, ci sta che sia stappata. Perché magari non abbiamo attaccato con lei per rischiare di non perderla. E quindi ci sta che la possiamo tappare per stappare il rilevatore e poter fare un'altra pescata. Mentre Stella Lee, avendo lei stessa un'abilità di tap, è molto difficile che possiamo effettivamente sfruttarla per questo effetto. E quindi un artefatto a costo 2 che una volta a turno ci macina una carta e se è un istante una sorcera la prendiamo in mano, non lo so. Se invece abbiamo modo di sfruttare lo stop, magari giocando altre creature leggendarie, banalmente, invece può diventare una cosa interessante. Però mi sembra più proprio un artefatto utility. Il fatto che sia in colore è molto carino perché permette quindi a qualsiasi mazzo commander che si basi su istantanee stregonerie di giocarlo. E ha questo piccolo hint di mazzo leggendarie. Che magari, boh, magari esiste, magari esisterà un mazzo leggendarie basato sugli istantanei e stregonerie. E questa, appunto, potrebbe essere una carta, una, probabilmente delle carte migliori, se mai qualcuno ci penserà. Però, diciamo, un utility, un artefatto utility. Ok, queste erano tutte le carte nuove del mazzo, quindi quelle pensate e create ad hoc. Adesso passiamo alle ristampe, o meglio, non tutte chiaramente, ma quelle che reputo interessanti o perché sono carte effettivamente molto forti e che era da un po' che non ristampavano, carte di un certo valore o carte che era da un po' che non si vedevano. E partiamo con probabilmente la carta non istantanea stregoneria più forte del mazzo come ristampa, che è l'Arcimago Emerito. Arcimago Emerito, uno dei migliori payoff per i mazzi Spellslinger, è un 2-2 a costo 4 con arte magica. Quindi quando lanciamo o copiamo, questo è molto importante in questo mazzo, istantaneo stregoneria, peschiamo una carta, cioè vuol dire è un effetto che non solo ci fa pescare quando lanciamo istantanee stregonerie, ma anche quando li copiamo. Stella Lee ha un'abilità che copia. Abbiamo visto, ci sono carte che danno tempesta, ci sono carte con tempesta, ci sono carte che copiano istantanee e stregonerie pari a X volte. Arcimago Emerito trigger su ogni singola copia, vuol dire che la spell con tempesta che fa i draghi. Abbiamo lanciato tre magie prima, avremmo pescato per ciascuna di quelle magie, se abbiamo l'Arcimago Emerito in campo, in più magia dei draghi a Storm, che
che quindi si copia tre volte, e quindi vuol dire che peschiamo quattro carte per la spell originale più le tre copie, perché carta magica conta anche le copie. È molto molto forte, appunto, probabilmente la carta più forte del mazzo, e che fa girare completo, cioè lo rende veramente ingestibile. Ed era da un bel po' che non la ristampavano. Penso sia addirittura, potrei azzardare la prima ristampa, o comunque se mi dimentico una ristampa sicuramente non è recente, scusate, non è è recente, perché non me la ricordo una ristampa prima di subito dopo Strixhaven, per dire. Molto molto forte, ristampa assolutamente gradita. Altra ristampa assolutamente gradita è l'artista della Fornace Tempesta, e secondo me è una carta che inizieremo a vedere ristampata molto più spesso. Questa invece è stata ristampata di recente, ma l'ho voluta mettere perché è comunque una delle carte troppo forti per questo tipo di mazzi. Vabbè, la Delist non cioè io non la vedo come ristampa, quindi ci sta. Quindi confermo che è la prima ristampa vera. La Delist non serve, cioè troppo sporadica, troppe poche carte che girano della Delist per essere una ristampa vera. Artista della Fornace Tempesta è più o meno la stessa cosa dell'Arcimago, solo che invece che faccia pescare carte ci crea pedine tesoro. E lui in più prende più 1 più 0 per ogni artefatto che controlliamo. Abbastanza, diciamo, secondaria la cosa. La cosa forte chiaramente è che crea tesori, ci genera mana ad ogni magia lanciata o copiata, anche qua. Quindi produzione di tesori a go-go, che quindi vuol dire ho mana in più per poter lanciare più magie nello stesso turno. Fortissimo, bellissimo, cioè ottimo che lo stiano iniziando a ristampare molto più spesso, perché appunto, diciamo che è lì per essere sgravata col fatto che crea tesori stappati. Quindi ottima aggiunta anche qua come ristampa per il mazzo. Questa è una, anche questa non l'hanno già ristampata recentemente, ma è comunque bello da vedere che ristampano anche questa tipologia di carte. Iterazione espressiva è probabilmente il peschino più forte che Izzet attualmente ha. Un rosso e un blu. Guardiamo le prime tre carte del Grimorio, ne aggiungiamo una alla mano, ne mettiamo una in fondo e ne esiliamo un'altra e possiamo giocarla in questo turno. Sì sì, iterazione era, finché non è stata ristampata la prima volta, sempre in un Commander tra l'altro. Cioè consideriamo che il peschino che si gioca in Legacy e in Modern. Se hai Izzet, tu giochi 4x di Expressive Iteration. È il peschino più forte attualmente come power level, per un costo 2. Perché dà, di fatto, cioè, è troppo forte. Ti fa fare land drop, tendenzialmente si usa per fare il land drop di turno con la carta esiliata, e ti mette la carta che vuoi delle tre in mano e quella che non ti serve in fondo. Cioè vedere tre carte a costo 2 è veramente veramente forte, e poterne accedere a 2 su 3 a costo 2 è incredibilmente forte. Anche qui ottimo che la stiano iniziando a ristampare nei mazzi Commander anche per i giocatori di Modern, così l'uncommon peschino su cui vanno tutti quei mazzi Izzet non sta 5 euro l'uno, per dire, o cose così. Questo diventa molto più semplice da reperire. E uno dei peschini migliori del mazzo, ovviamente. Poi, questa invece è una ristampa di una carta che stava iniziando a salire molto di prezzo, perché era stata stampata solamente, se non ricordo male, nei mazzi Commander di D&D, Avventure nei Forgotten Realms, gli stivali alati. Diciamo la variante blu degli stivali proteggi comandante, perché è un equipaggiamento a costo 2, 1 e un blu con equipaggiare 1, la creatura equipaggiata ha volare e egida 4. Egida 4 è tantissimo,
E G4 è un botto, è veramente tanto. Penso sia il valore più alto di Egida, a parte Ward 8 di Octavia, se non mi ricordo male. Comunque, Egida 4 è tanto, tanto, tanto. È molto vicino ad Antimalocchio. È molto vicino ad Antimalocchio, Egida 4. E in più dà anche evasione al nostro comandante, che può servire come non servire. Chiaramente la parte forte di questi stivaletti è l'Egida 4. Anche, allora, c'è da dire che, nel senso, essendo un artefatto magico, non, cioè, ci sta che abbia questa forma anche in Universe. Però chiaramente si potevano almeno cambiare l'art, fare una nuova art, come hanno fatto con altre carte di D&D. Per esempio, anche mi sa in questi stessi mazzi. Anche in questi stessi mazzi, sì, c'era il drago rubacervello, quelle cose lì, hanno fatto l'art nuova. Potevano farlo anche con gli stivali alati. Quello d'accordo. Però appunto a livello estetico non penso sarebbe cambiato moltissimo. Però ottima, ottima ristampa. Questa stava iniziando veramente a salire un bel po' di prezzo, come tutti i... Ah, tu dici ok, dici perché sai che l'arte originale è stata fatta pensando a D&D e quindi diciamo non la vedi come Art di Magic. Anche se D&D non è ufficialmente Universes Beyond, ricordiamo questa cosa strana. Perché non hanno il triangolino le carte di D&D. Comunque, ottima ristampa, ciò non di meno. Sì, è un limbo, è il limbo di D&D. Poi, altra ottima ristampa, anche questa da un po' che non si vedeva, è Shark Typhoon, Tifone di Squali. Fortissimo incantesimo, a costo 6, quando lanciamo una magia non creatura, creiamo uno squalo XX blu con volare, dove X è il valore di mana della magia. In più a ciclo X più 2, che quando lo cicliamo creiamo uno squalo XX blu con volare. Esatto, Sharknado Return. Questa appunto carta molto forte perché quando non ci serve come incantesimo può essere un peschino più creatura in instant. Quindi è veramente forte. E quando invece riusciamo a giocarlo come incantesimo, ogni nostra magia diventa una creatura. Quindi diciamo che tendenzialmente in questo mazzo sarà molto... L'ideale è giocarlo come incantesimo. Chiaramente. Costa 6. Perché costa 6, però sicuramente ha il suo perché. Soprattutto con le carte contramare diventa particolarmente forte, perché possiamo tramarle nei turni precedenti. Abbiamo visto le carte contramare in questo specifico mazzo sono costo 5 e costo 3. Quindi possiamo giocare Shark Typhoon e poi lanciare a costo 0 una magia che costa 5, quindi ci crea un 5-5. Quindi è, insomma, ha una buona sinergia contramare comunque, pur essendo costoso. E altra ristampa di nota. Questa forse è la ristampa migliore o più, sia più interessante, sia più effettivamente sinergica con quello che fa il mazzo, che è Veyran, voce della dualità. Uno dei, secondo me, dei comandanti più forti in assoluto per queste tipologie di mazzo. Quindi anche qua si può tranquillamente forse switchare uno degli altri due comandanti e provare a giocare una versione Veyran, anche se Veyran ha bisogno di più cose, più permanenti, stile Shark Typhoon, per funzionare veramente in maniera sbroccata. Comunque Veyran è un mago Ifrit, 2-2 costo 3, blu-rosso. Anche lei ha arte magica, quindi quando lanciamo o copiamo istantaneo stregoneria, lei prende più 1/+1 fino alla fine del turno.
E però l'effetto forte di Veyran è questo, è se il tuo lanciare o copiare una magia istantanea o stregoneria fa innescare un'abilità innescata di un permanente che controlli, quell'abilità si innesca una volta in più. Quindi un panarmonico sul cast o copia di istantanee stregonerie, che è esattamente quello che fa il nostro mazzo. Quindi Stella Lee ci farà esiliare due carte dal Grimorio quando lanceremo la seconda magia di turno. Eris ci farà creare due draghi 4-4 quando lanceremo la nostra seconda magia di turno. Sharknado ci farà due squali quando lanciamo non creatura. Young Pyromancer ci farà due pedine. Insomma, tutte queste belle cose raddoppiate. Appunto, gli effetti che di fatto sono i payoff di giocare un mazzo istantaneo in stregoneria. Molto molto forte. Tra l'altro è il mazzo che gioca il mercante del bazar di Via Latta. È il suo mazzo principale, diciamo così. Molto forte, molto bello. E appunto molto contento di vedere una ristampa di questo comandante, perché era appunto una carta uscita solo da Commander, anche lei prima ristampa da Commander 2021, e quindi ottimo che più giocatori possano avere accesso a questa fortissima comandante. Poi ultima carta che ho voluto selezionare è l'avversaria sanguinaria, non solo perché penso sia la prima ristampa in standard, perché è attualmente legale in standard all'interno di un mazzo precon, ma è anche una ottima carta. È una 2-2 rapidità costo 2 che quando entra nel campo di battaglia possiamo pagare 3 mana, di cui un rosso, un qualsiasi numero di volte. Quando paghiamo questo costo una o più volte, mettiamo altrettanti segni di +1/+1 sull'avversaria. Poi esiliamo fino ad altrettanti istantanee stregonerie bersaglio con valore di mana pari o inferiore a 3 dal cimitero e copiale. Puoi lanciare un qualsiasi numero di copie senza pagare il loro costo di mana. Quindi, quando abbiamo tanto mana, un bel mana sink, possiamo giocare questa, pagare 3 x volte e lanciare altrettanti istantanee stregonerie costo 3 o meno dal nostro cimitero. Essenzialmente. Le copie valgono come lanciate e quindi è un altro modo per triggerare i nostri comandanti. Molto molto forte. Diciamo l'unico neo, se vogliamo chiamarlo così, è che serve tanto mana, tendenzialmente per fare due magie solo di avversaria, che poi in realtà no, sni, perché l'avversaria di per sé è già una magia e ricordiamo che sia Stella Lee che Eris non contano magie istantanee o stregoneria nello specifico, ma magie in generale. Quindi possiamo fare avversaria, pagare 3, lanciare un peschino dal cimitero, conta come seconda magia, via. Quindi in realtà è molto facile con l'avversaria fare doppia spell, pagando solamente 3. Bella, bella, questa è una buona, altra buona ristampa che tra l'altro adora finché c'è ancora Innistrad legale. Sta anche a qualcosina, se non mi ricordo male. Poi probabilmente appena ruoterà lo standard. Non esisterà più questa carta. Però, insomma, l'hanno ristampata pur essendo all'interno dello standard. Ora, questa è l'ultima carta ristampa all'interno del mazzo di cui volevo parlare. Molto bella, sì, Innistrad... carina, allora ha i suoi difetti, perché ha dei difettini, secondo me, le due Innistrad nuove, però tutto sommato a livello carte ed estetico molto molto belle. Adesso parte la novità di queste analisi, ossia le mie proposte per gli acquisti. No. Kelben, buonasera. Quindi, adesso andremo a vedere una lista di carte che ho, diciamo, selezionato, andando a vedere, che
secondo me, migliorano il mazzo, comunque sono molto sinergiche con quello che vuole fare il mazzo, la cui unica condizione è quella che le suddette carte siano essenzialmente, si possano trovare all'interno di una busta di Thunder Junction, ok? Perché la mia idea è quella di proporvi delle carte che sono facilmente reperibili e che, sperabilmente, essendo appena ristampate, essendo di un'edizione che si sta aprendo tanto, essendo i suoi le sue prime settimane, stiano anche a livello economico al loro possibile, magari non prezzo più basso storico, però diciamo che siamo lì. Ci sarà dentro quindi sia Thunder Junction edizione regolare, sia le Breaking News, sia eventualmente il Big Score. So che il Big Score e Budget, da quanto ho capito, non cozzano molto bene insieme, però secondo me è comunque il momento migliore per, se avete bisogno di alcune carte di Thunder Junction, di prenderle, perché non penso, a parte forse il Synthetizer che è già esploso, però tendenzialmente i prezzi sono è più facile che siano più bassi adesso che andando avanti. Allora, adesso vediamo, e allora la mia ratio è quella che, allora, in questo mazzo nello specifico c'è veramente, non penso ci sia quasi niente che ho dichiarato come miglioramento a prescindere dalla strategia, o meglio ce ne sarebbe uno, dato che nelle Breaking News c'è Mana Drain, però non ve lo devo dire io che se giocate blu e avete a disposizione un Mana Drain e lo mettete nel vostro mazzo blu, il vostro mazzo blu diventa più forte. Ok, quindi ho tralasciato, diciamo, questo caso molto particolare, perché comunque stiamo parlando di una carta veramente da un power level esagerato anche rispetto alle altre carte del Breaking News. Quindi, se avete sbustato Mana Drain, hey, il vostro mazzo blu diventerà più forte se lo mettete dentro, e quindi non ci sarà nella mia lista. Però per il resto comunque saranno tutte carte tendenzialmente che sinergizzano con quello che vuole fare il mazzo, e direi di partire. E infatti la prima carta è una common, vedete voi, che è il draghetto del Geyser. Questa è una carta molto forte, una common secondo me molto forte, e che dipende, allora questa è un po', l'ho messa, dipende un pochino anche da come viene montato il mazzo, nel senso se siano tanti istantanei o meno, perché è un 2-3 volare a costo 3, dice fin tanto che non è il tuo turno, le magie che lanci costano uno in meno per essere lanciate. Quindi questa è chiaramente una carta molto forte con gli istantanei. In questo mazzo chiaramente ce ne sono molti di istantanei, ma questa è una carta che io l'ho messa come potenziale miglioramento, perché è effettivamente un, non potenziale, è un enorme miglioramento nel momento in cui, per sfruttare i nostri comandanti, quindi per lanciare le due magie in ogni turno, ci basiamo pesantemente sugli istantanei. In questo modo risparmiamo mana e abbiamo più possibilità di fare più trigger nei turni degli avversari. Questo ovviamente comporta che il mazzo debba essere costruito in un certo modo. Se non mi ricordo male, in questo mazzo secondo me ci sono abbastanza istantanei per giustificare già il draghetto del Geyser. Però secondo me ci potrebbero essere quelle situazioni che se lo metti dentro magari peschi, hai un po' la sfiga e peschi tante stregonerie, diventa un po' inutile. Quindi l'ho messo dentro proprio perché siamo comunque in ottica di miglioramento del mazzo. Secondo me è un'ottima carta per quello che vuole fare questo mazzo, a patto che, oltre a lui, come miglioramento in generale, si vada ad aumentare il conto degli istantanei. Una volta
con una buona massa critica di istantanei, Draghetto del Geyser essenzialmente diventa una ulteriore copia di Goblin Electromancer, Draghetto del Ruggito della Tempesta, quello che abbiamo visto prima. Insomma, un altro sconta magie. Tra l'altro, altra cosa è che comunque lui sconta tutte le magie. Quindi se abbiamo robe con lampo, per dire, creature con lampo, lui sconta pure quelle, non sconta solo gli istantanei e le stregonerie. Però in generale, diciamo che lui ci servirà principalmente per gli istantanei. E lui è un'ottima carta, molto forte. Cioè una common, ma secondo me è fortissima. Ha un effetto veramente forte. Offerte pazze fatte dal mazzo Jolly, esatto. No, Draghetto common che mi ha veramente sorpreso. E questa è la prima carta. Poi passiamo alle breaking news, perché nelle breaking news, questa è l'unica carta delle breaking news che vedremo per questo mazzo. Ed è, a mio parere, la carta perfetta. È Elettrodominio, Electro Dominance. Costo X e doppio rosso, è un istantaneo, infligge X danni a un qualsiasi bersaglio e poi possiamo lanciare una magia con valore di mana pari o inferiore a X dalla mano senza pagare il costo di mana. Questo è, diciamo che è molto vicino, rimanendo all'interno di Thunder Junction, di quello che dicevo prima di cercare le magie con cascata. Questa è una sorta, diciamo, però l'idea è quella, una carta che ci fa due magie in contemporanea essenzialmente. Quindi Elettrodominio, spariamo roba, removal, di fatto sarà quasi sempre una removal, in istantaneo, e che in più ci permetterà di lanciare gratis dalla mano una cosa pari ai danni che abbiamo fatto, pari o inferiore. Quindi un peschino, così. Altra cosa da notare, Elettrodominio, l'effetto di lancio sovrascrive la velocità della carta che lanciamo, quindi possiamo lanciare una stregoneria, anche se l'Elettrodominio l'abbiamo lanciato come istantaneo, possiamo lanciare una creatura, un artefatto, comunque qualsiasi cosa in instant per il suo effetto. E qua la parola chiave è proprio che ci permette di lanciare la magia a costo X. In questo modo, sia Stella Lee che Eris vedranno Elettrodominio che viene lanciato e poi la seconda magia che lanciamo di Elettrodominio lanciata. Quindi, seconda magia lanciata nel turno, trigger. E questa, molto questa assolutamente da mettere dentro al mazzo come primo upgrade, diciamo così. Sì, Elettrodominio, tra l'altro, è una carta che si gioca in molti mazzi champagne di Modern, che giocano tutte le spell, quelle senza costo di mana, quelle stile Living End. È spesso un trick che si usa per giocare quei... come si chiamano? Restore Balance, tutte quelle cose lì. Le Ancestral Vision, eccetera, eccetera. Quindi, questa ottimo... Probabilmente, se dovessi dare una priorità, probabilmente questa è la prima carta che metterei all'interno, appena la trovi in una busta. Ok, mazzo Izzet, magie, molto forte. Poi, tornando al set principale, abbiamo una creatura che anch'essa triggera con il lancio delle seconde magie nel turno. In questo caso abbiamo Kraum, Cacofonia Violenta, Orrore Zombie, 2-3 con volare a costo 4, blu-rosso. Quando lanci la tua seconda magia in ogni turno, metti un segnalino più uno più uno su Crown, ma soprattutto pesca una carta. Questa è molto molto forte, perché ci permette di rifarci la mano, perché abbiamo Stella Lee che ci esilia per due turni, ed è molto simile a una pescata. Eris ci crea le creaturone, Kraum invece ci fa letteralmente pescare, ed è è fondamentale per questo mazzo di continuare ad avere la mano piena. Questo è, per un mazzo di questo genere, è assolutamente fondamentale che tu debba lanciare costantemente magie, perché devi triggerare le tue cose, devi lanciare due magie, quindi lanciare due magie, triggerare e fare dei trigger che in qualche modo non ti danno carte in mano, più vai avanti più diventa difficile. Mentre avere effetti come Stella Lee, effetti come Kraum, ti permettono di recuperare essenzialmente le carte che hai usato per innescarli. Quindi
praticamente ti permette di andare avanti con la catena nei vari turni. Quindi ottima anche questa, secondo me, ottima inclusione da pensare per il mazzo. Anche perché non penso, oltre ad Archmage Emeritus, all'emerito, non credo ci siano tanti effetti di pescata di quando lanci magie. E questo quindi è ottimo perché chiede esattamente quello che vuole fare il mazzo come strategia, quindi lanciare le due magie a turno, e in più ti premia con una cosa che vuoi assolutamente avere, ossia pescare. E in più è un volante che si pompa, quindi potrebbe anche diventare una minaccia vera sul tavolo se non gli rispondono. Quindi è molto molto carino. Tanto bello che riprenda più o meno l'effetto della sua prima versione sbroccata di Commander 2016 di Chrome. Poi, altra leggendaria che sinergizza bene e che in un certo senso anche lei ci fa pescare. Abbiamo Malcolm, gli occhi. 2-2 a costo 2, quindi molto basso. Volare rapidità, che ogni qualvolta lanci la tua seconda magia in ogni turno, indaga. Anche qui, diciamo, il discorso è più o meno come Crown. Crown è chiaramente un po' più forte, ma costa anche il doppio. Malcolm è forte perché costa poco, ci lascia gli indizi a terra e diciamo che non ci fa pescare subito, ma ci farà pescare in futuro. Allora, Braghe non l'ho messo per il semplice fatto che questo mazzo ha pochissimi artefatti, o comunque non vuoi sacrificarti gli artefatti, non fai né tesori, c'è solo Malcolm che fa gli indizi. Non l'ho messo solo per quel motivo, perché non hai abbastanza consistenza nel fare artefatti o pedine artefatti sacrificabili. Altrimenti, se avessi modo, chiaramente anche Braghe diventa un'ottima opzione, ma in questo caso diciamo che nel precon di base non c'è molto da quel punto di vista, quindi ho paura che Braghe diventi solamente diciamo una carta che poi non triggerà mai. Malcolm al contrario non ha bisogno di cose extra, basta che lanciamo la seconda magia e ci creerà il nostro indizio per poi pescare successivamente. Anche lui, altra ottima inclusione. In più un volante rapido, 2-2, sta lì, fa le sue cose, è molto, molto carino. Ma appunto l'importante è trigger su quello che vogliamo già fare, pescata. Questo è il ragionamento. Con questo mazzo vogliamo assolutamente pescare, vogliamo assolutamente tenere la mano ben fornita per poter continuare a lanciare le due magie a turno. Quindi Crown e Malcolm vanno a, diciamo, a mettersi in questo ruolo. Poi andiamo con un'altra rara molto interessante, molto anche forte, che è Muoversi tra i mondi. Questa è una rara molto carina, perché ha un costo 5, stregoneria. Ogni giocatore può rimescolare la propria mano, il proprio cimitero, nel proprio grimorio. Ogni giocatore che lo fa pesca 7 carte, esilia o muoversi tra i mondi. E ha la cosa forte di questa carta, è che ha tramare a costo 6. Questa essenzialmente è un reset della nostra mano in emergenza. Secondo me è molto forte proprio per quello. È vero, costa 6 tramarlo, ma noi vogliamo usarlo più in extremis. Secondo me è un'ottima valvola di sicurezza per un mazzo del genere. Come dicevo, questi mazzi vogliono avere la mano costantemente, non dico piena, ma quasi. Ma è chiaro che può capitare che a un certo punto la benzina finisca. Vuoi che non abbiamo trovato i nostri payoff che ci fanno pescare, vuoi che ce li hanno spaccati tutti appena li abbiamo giocati, vuoi che abbiamo avuto sfiga, eccetera. Cosa plausibilissima. Questa secondo me è un ottimo reset button. Quando abbiamo poche carte in mano
È una stregoneria, quindi comunque può triggerare le nostre cose. Se abbiamo un Young Pyromancer, se abbiamo un Talrand, insomma, in campo, abbiamo qualsiasi effetto che controlli istantanee stregonerie. E in più ci fa pescare sette carte, ci fa rimescolare tutto. Quindi anche le cose che abbiamo usato, già usato, cosa che potrebbe essere interessante. E poi ci fa pescare sette carte. Lo può fare anche agli altri giocatori, ma in realtà molto spesso questo effetto è forte sugli avversari perché, a meno, cioè, se hanno la mano piena, gli va a cambiare completamente la mano, cosa per il mo motivo per il quale questa carta non forza gli avversari a farlo, ma fa scegliere. E ci sta, è un time twister, è un effetto time twister fissato in un certo senso. Allora, ci ho pensato. Adesso non mi ricordo se alla fine l'ho messo. Non mi sembra di averlo messo, no. Non l'ho messo solo perché lui. Allora, ci può stare assolutamente perché essenzialmente è quello che vuole fare il mazzo. Ma secondo me lui è molto dipendente. Appunto da come lo vuoi montare questo mazzo, perché lui è molto forte quando fai un mega turno, non quando fai due spell a turno. Quando fai due spell a turno ti fa lo zombino 2-2, cioè diventa più scarso di un Young Pyromancer quasi, no? Perché Young Pyromancer con due spell ti fa 2-1-1 e lui ti fa un 2-2 tappato, cioè siamo lì. Siamo lì. E già il mazzo ha molti effetti che ad ogni spell ti fanno le pedine senza per forza dover farne due. Quindi non l'ho messo solo per quello, solo perché Geralt, perché sia veramente forte, devi fare il mega turno. Questo mazzo puoi montarlo in quel modo, ma secondo me da pre-con è difficile. Però è un inclusione. Diciamo che è un'inclusione che non ho messo perché è una versione particolare di questo mazzo, mettiamola in questo senso. Perché Geralt è veramente forte se lanci tipo 4 spell a turno, 4-5 spell a turno, che ti fai il bo, cioè diventa ti fai l'esercito, ti fai l'esercito, ma se invece lo usi così, lo usi come il pre-con o come io ho pensato il pre-con che faccia, cioè due spell a turno, faccio il 2-2 tappato, meglio Talrand con due spell mi fa 2-2-2 volare, ok, sì, era in maybe fino all'ultimo, nelle selezionate, però alla fine ho deciso di no perché appunto era molto fringe come casistica. E tornando a muoversi tra i mondi, dicevo, è un ottimo reset button. Sette carte, mi rifaccio la mano. Se non ne ho bisogno subito e posso, tra virgolettissime, perdere un turno, lo posso tramare, così che quando mi serve veramente lo casto gratis, perché muoversi tra i mondi è veramente forte quando lo casti a zero, perché mi faccio il turno. Mi svuoto la mano e poi mi ripesco sette carte. È fortissimo. È comunque, appunto, ottima inclusione. Cioè, è molto strano da dire che sì, questo mazzo pre-con, usando solo le carte del set, puoi avere un effetto alla Time Twister, che in tutti questi mazzi viene usato appositamente per rifarsi la mano. Molto, molto bello. Poi passiamo a un'altra common, e anche questa common secondo me è fortissima. In questo mazzo, soprattutto, Piromanti del Rodeo è fortissima. È quasi, cioè, è un rito. Essenzialmente è un rito. Sono dei 3-4 a costo 4 rossi. Ogni qualvolta lanci la tua prima magia in ogni turno, aggiungi due mana rossi. E
cioè è una creatura che ti aiuta di brutto a fare quello che vuole fare questo mazzo. Ti aiuta di brutto perché cioè, ti o ripaga il mana che hai speso. Perché ricordiamo, in questo mazzo ci sono tantissime istantanee stregonerie che costano poco, che costano 2, 1, 2, 3 mana. Cioè, assurdamente si può fare un turno con le piromanti in campo che fai prima spell, ponder, pago uno, pesco e ho 2 mana rossi in pool, quindi ho generato un mana. Ha fatto letteralmente un rito che mi ha fatto pescare, una sorta di mana morfosi. E poi ho più mana per fare un'altra spell dopo. Cioè, capite? Molto forti i piromanti del rodeo. Questo mazzo, anche questa, altra assoluta, secondo me, upgrade tra le prime carte da mettere. Elettrodominio e Piromanti del Rodeo. Assolutamente fortissime. Loro sono. Cioè, fanno. È un payoff fortissimo per quello che vogliamo fare. Cioè, vogliamo lanciare due magie a turno? Qual è il problema? È che per la prima magia ho usato del mana, quindi non posso lanciare magie, tante magie forti, no? E con le piromanti del rodeo questa cosa non vale più. Puoi lanciare 2 magie forti a turno, essenzialmente. O comunque 2 magie anche costose, costosette a turno. E anche qua notiamo come lanci la tua prima magia, qualsiasi. Non è necessario che sia un'istantanea o una stregoneria. Chiaramente il payoff super, iper è. La prima magia del turno è una carta che ho tramato, quindi la pago 0 e mi genera 2 mana rossi. Faccio un effetto, ho lanciato una magia e poi ho 2 mana in più per il turno, mi fa appunto rampa. Rampa, sgravato, fortissimo, fortissimo. Common veramente, veramente forti per questo mazzo. Sia il draghetto che sconta, sia questa. Poi, parlando di common forti, altra carta, Rapina Stradale. Rapina Stradale è un'altra comune, stregoneria costo 2, 1 e 1 rosso, che dice puoi scartare una carta o sacrificare una terra, se lo fai peschi 2 carte, e ha Tramare 2. Anche questa, altra ottima carta, perché è un peschino, quindi una cosa che ci permette di continuare a vedere nuove carte, avere nuove carte in mano. La cosa bella è che ha tramare, quindi possiamo, a costo 2, quindi bassissimo, possiamo, ah sì, questo turno non mi serve pescare, pago 2, la metto da parte. Turno dopo parte il turno, parto facendo, scarto una carta, pesco 2 e ho già fatto la prima magia di turno e ho tutto il mana open per fare la seconda magia del turno. Ci può anche far sacrificare una terra volendo, perché è una cosa che magari appunto abbiamo la mano bella. Le terre magari non ne abbiamo così tanto bisogno, effettivamente. Questo è un mazzo che tendenzialmente non deve andare tanto big, non deve lanciare cose a costi di mana troppo elevati. Quindi quando si è in late game sarà molto facile sacrificare le terre per questa carta, piuttosto che scartare carte dalla mano. E in più ci fa pescare 2 carte, quindi parte il turno così, a costo 0, pesco, scarto una cosa, pesco 2, ho fatto la prima spell, ora vediamo qual è la seconda spell da giocare per triggerare tutte le mie cose. Molto molto forte. Questa qua, il fatto che abbia tramare, c'è cioè una carta potrebbe essere genericamente forte nel rosso, una cosa del genere. E il fatto che si possa tramare la rende veramente veramente forte. Poi, altra carta interessante, restituire il favore. Una carta con frenesia. Rossa, un istantaneo, costa doppio rosso di base e poi la sua frenesia, penso sia una delle frenesie migliori, perché costa in entrambi gli effetti più uno, quindi vuol dire che costa o 3 o 4 per fare entrambi gli effetti. E il primo effetto è copia una magia istantanea, una magia stregoneria, un'abilità attivata o un'abilità innescata a bersaglio. Puoi scegliere nuovi bersagli per la copia. E
E la seconda abilità è cambia il bersaglio di una magia o abilità bersaglio, che è un singolo bersaglio. Questa è fortissima in questo mazzo. Tra l'altro è incredibilmente sinergica con i comandanti. Allora, diciamo che quello che ci interessa di più è chiaramente il primo effetto. Il secondo effetto è un ottimo bonus perché può essere un counter. Dopo, per chi sa lo sa, dopo vi spiego perché. Agli altri. Allora, primo effetto fa tutto quello che vogliamo. Allora, innanzitutto una magia. È un istantaneo. Lo giochiamo in risposta a un nostro istantaneo stregoneria da copiare. E questo ci permette di. Quindi vuol dire che abbiamo già in pila un'istantanea, una stregoneria, che è la prima magia del turno. Restituire il favore diventa la seconda magia del turno, e già con quello triggeriamo le cose. In più ci permette di copiare l'istantanea, la stregoneria, e quindi boh, abbiamo Arcimago Emerito con arte magica, ci fa pescare una carta in più. Magari l'istantanea, la stregoneria che abbiamo copiato è un Ponder, o un Preordain, o un elettrodominio, non lo so. Comunque ci permette di copiare qualsiasi cosa, anche la spell che fa i draghi con tempesta, per esempio. Insomma, i target buoni ci sono. Altra cosa, non è per forza una magia istantanea o stregoneria che controlliamo. Possiamo copiare le cose degli avversari. Possiamo copiare le cose degli avversari. E anche qua. E qua abbiamo parlato solo di istantanee stregonerie. La cosa fighissima di sta carta è che può copiare anche abilità attivate o abilità innescate. Entrambi i nostri possibili comandanti e anche moltissimi dei nostri payoff hanno abilità innescate, sicuramente alcune abilità attivate. Quindi possiamo innescare un drago in più sulla seconda spell di Eris, possiamo innescare un impulsive draw in più dall'innesco della seconda spell di Stella Lee. Possiamo copiare l'abilità attivata di Stella Lee per copiare ulteriormente un altro istantaneo, una stregoneria che controlliamo. Possiamo copiare l'innescata di Talrand, possiamo copiare l'innescata di Arcimago Emeritus per pescare una in più, possiamo copiare l'innescata dell'artista che fa i tesori per fare un tesoro in più. Cioè, veramente i bersagli ovunque per questa spell, in questo mazzo, e tutte cose forti. E anche in questo caso possiamo sempre copiare anche le cose degli avversari, abilità innescate e abilità attivate. Esatto, copi la copia della copia che copia una copia. È fortissima, sta carta è fortissima in questo mazzo. Il secondo effetto invece è il cambiare il bersaglio. Cambiare il bersaglio. Allora, la prima. Chiaramente il primo utilizzo più vogliamo banale è mi vogliono rimuovere il comandante. Tra l'altro, anche qua, altro bellissimo. Bellissimo scenario. Perché ti faccio. Boh, Doomblade. Non si gioca mai nella vita. Doomblade non si gioca più da anni. Però fa lo stesso. Doomblade sul tuo comandante. Ah, ok, pago 4. Allora, intanto te la copio. Intanto te la copio e la mia Doomblade ti spacca qualcosa di tuo. Uno. Poi, sì, facciamo che cambio il bersaglio della tua Doomblade, che non è più il mio comandante, ma sì, un'altra delle tue creature. Quindi gli fai un bel 3 per 1 secco e siamo a posto. A costo 4. Molto forte. È veramente forte, e tra l'altro cambia il bersaglio anche di un'abilità, cioè è sgravata, è la versione sotto steroidi di qualsiasi copia magia misdirection più copia cose, cioè sgravissimo, sgravissimo. Questa altra carta veramente wow del set, per questo mazzo sicuramente. E in più, come dicevo all'inizio, può fungere da counter. Può fungere da counter perché allora non solo può chiaramente copiare un counter che ci stanno lanciando contro per counterare il counter e quello ok. Nel caso non potessimo farlo, magari che so io, è un counter tipo
neutralizza una magia creatura. E chiaramente non possiamo usare quel counter sul counter, ok? Però no, ho usato un esempio sbagliato. Ho usato un esempio sbagliato. Vabbè, facciamo che è un counter che countera qualsiasi cosa. Possiamo cambiare il bersaglio del counter, non più sulla magia che sta bersagliando, ma ridirezionarlo su restituire il favore stesso. In quel modo, restituire il favore è quasi come se diventasse un counter, perché si prende lui il counter, che era invece destinato a qualcos'altro. Quindi alla modica cifra di 3 mana può diventare un counter. Diciamo l'unico cavillo è che il counter di cui cambiamo il bersaglio ovviamente deve poter bersagliare, restituire il favore. Motivo per cui avevo detto no, ho sbagliato a usare come esempio counter a una magia creatura, perché non potresti cambiare il bersaglio su restituire il favore, banalmente. Però qualsiasi altro counter di non creatura o counter generico chiaramente funziona. E in più magari ci copiamo un altro istantaneo che abbiamo lanciato e c'è in pila nel momento. Quindi veramente forte. Restituire il favore, altra uncommon. Cioè le carte più forti sono common e uncommon, insomma, ci siamo capiti. Come forzare una force esiliando force, esatto. Esattamente. Quindi carta veramente, veramente forte. Poi, altra uncommon, Scassinatrice Tiro Lesto. È un farabutto umano, 2-3 costo 3. Quando entra nel campo di battaglia, una carta istantanea stregoneria bersaglio del tuo cimitero ha flashback fino alla fine del turno. Il costo di flashback è pari al suo costo di mana. E quindi Snapcaster. Inutile dire che Snapcaster in questo mazzo è molto forte. E la cosa bella della scassinatrice è che pur non avendo lampo come Snapcaster, ha però tramare. Quindi la possiamo mettere da parte anche lei, pagando 3 mana. E poi quando abbiamo qualcosa di interessante al cimitero, a costo 0, entra e dà letteralmente flashback. Cioè come se lanciassimo con flashback, senza pagare mana aggiuntivo, una nostra magia al cimitero. E anche qua va da sé che è forte non solo perché ovviamente sfrutta la nostra mole di istantanee stregonerie all'interno del mazzo, ma anche perché, come nel caso di Elettrodominio, come nel caso di bene o male di tutte le cose contramare, eccetera, anche lei, giochiamo lei, è la prima magia del turno, diamo flashback all'istantanea stregoneria al cimitero che lanceremo. La seconda magia del turno, trigger dei nostri comandanti. Cioè, il mazzo è così, tutto ciò che è un... praticamente tutte quelle carte che in due passaggi ti permettono di lanciare cose sono forti. Quindi Scassinatrice, ho lanciato lei per lanciare una cosa. Ho lanciato due cose, top. Mago lancio rapido, Snapcaster, stessa cosa, ho lanciato il mago lancio rapido, do flashback a una cosa al cimitero, lancio la cosa al cimitero, seconda spell, trigger. Così, tutto così deve essere questo mazzo, quindi tutte le carte che essenzialmente in due tempi ti permettono di creare vantaggio e di lanciare una magia conseguenziale diventano molto forti. Scassinatrice è una di queste. Il fatto che abbia tramare la rende ovviamente molto, molto più forte di qualsiasi altro effetto simile. E poi, allora, questa in realtà secondo me è già nel mazzo, ma non me lo ricordo. Mi è venuto il dubbio poco prima di andare in live. Penso sia già nel mazzo. Comunque sia, la segnalo, perché è comunque una carta di Thunder Junction. È sequenza pulita. È un istantaneo, è blu-rosso. Fa 2 danni a un qualsiasi bersaglio. E se abbiamo lanciato un'altra magia in questo turno, peschiamo una carta. Quindi è la perfetta seconda magia del turno questa. Perché vabbè, fa 2 danni e quello ok. Ma ci permette di pescare. Se abbiamo già lanciato un'altra magia nel turno, e ovviamente lei innescherà tutti gli effetti dei nostri comandanti. E anche qua, diciamo che avendo lei e avendo o Crown o un Arcimago Emerito o
stella lì in campo, essenzialmente ci ridà entrambe le carte che abbiamo usato nel turno, perché ci fa pescare una carta la sequenza, ci fa pescare una carta l'effetto di Crown, l'effetto di Malcolm con l'indizio, l'effetto di stella lì esiliando. Quindi essenzialmente riusciamo a fare quello che vuole fare il nostro mazzo rimanendo con lo stesso numero di carte in mano dell'inizio del turno. È quello che vuole fare questo mazzo, assolutamente. Non abbassare mai il numero di carte in mano per poter continuare ogni turno. Due spell, trigger infiniti. Questo è quello che vuole fare il mazzo. E queste sono le carte che all'interno di Thunder Junction, in tutte le sue declinazioni, reputo molto, molto, diciamo, papabili per potenziare il precostruito che magari avete appena acquistato. Io adesso sto parlando così perché sono convinto che questa sia l'ultima carta, e infatti era l'ultima carta, perfetto. Non ho fatto la gaffa. Esatto, se vai al top deck hai perso, hai essenzialmente perso, motivo per cui comunque reputo la muoversi tra i mondi una carta molto importante da avere nel mazzo, perché ti scongiura quell'eventualità. Cioè, avendo quella carta nel mazzo, e soprattutto, ripeto, la cosa forte è che si può tramare, che quindi anche quando non ti serve ce l'hai sempre a disposizione, ti permette di recuperare quelle partite che magari insomma sfighi e vai al top deck, che erano salla peggio. Lui fa qualcosa effettivamente. Quindi dai, sono le 11, sono stato nei tempi che mi ero detto, sono molto contento. Quindi, prima di salutarvi, come sono andato? No, nel senso, è stato utile, è una cosa che per voi, insomma, è utile questo mio pensiero di dire, ma vediamo all'interno dello stesso set come poter potenziare il mazzo Commander, mi metto in grande. Dato che abbiamo finito di parlare del mazzo, e faccio questa domanda, la faccio a voi in chat adesso, ma la faccio anche a chi ci ascolterà su YouTube e che mi guarderà su YouTube. Ditemi nei commenti se questa carrellata di carte, se vi ho segnalato effettivamente delle carte che magari non avevate considerato o non sapevate magari che ci fossero, perché appunto, come vedete, ci sono delle common molto forti, delle uncommon, che magari non è la prima cosa che vai a pensare per potenziare il mazzo Commander, no? Ed è... Quindi fatemi sapere voi di YouTube nei commenti, assolutamente. Aiuta anche a tenere sotto controllo le carte da tenere da parte, tipo non comuni, con grossa utilità, non solo in questo mazzo ma anche in altri. Sì, allora io mi baso principalmente specificatamente sui mazzi, cioè quello che vuole fare il mazzo. Perché? Perché adesso ormai ci sono 4 mazzi a edizione, diventa anche difficile magari, diciamo, tenere traccia, no? Di che cosa c'è nei mazzi, che cosa c'è nel set, cosa fanno i mazzi banalmente, che strategie hanno. E anche dire, ehi, ma sai che se prendi questo mazzo e magari non hai preso il box, magari non hai il budget per prendere il box, assolutamente lecito, però vuoi giocare Commander, quindi punti ai precon, sappi che di questo set sicuramente queste carte sono molto interessanti per questo mazzo. E quindi mi piace che questa cosa magari dia anche una direzione e dire, ok, cavolo, questa comune è veramente forte, aspetta che sento qualche mio amico che magari ha sbustato se l'ha trovata, cioè, o cose così, oppure, questa rara è effettivamente forte, aspetta che vado a vedere quanto sta, chiedo in negozio se ce l'ha nell'album. Poi tendenzialmente quelle che ho fatto vedere non credo siano nemmeno carte che stiano a qualcosa, quindi sono anche cose abbastanza
budget, soprattutto adesso che l'edizione è appena uscita. Sì, poi diciamo che chiaramente, allora in questo caso siamo comunque in un mazzo che ha una strategia abbastanza rodata, cioè Spellslinger Izzet, insomma, è abbastanza il suo. Le cose diventano un pochino difficili, per esempio, con il prossimo mazzo che andremo ad analizzare, domenica, ricordo domenica. Domenica c'è la seconda analisi. Che sarà il mazzo deserti. Mazzo te non è veramente, veramente. Non è un vero mazzo deserti. Questo, ci arriveremo. Domenica vi spiegherò. Comunque il mazzo Naya, il mazzo terre, possiamo chiamarlo. Quindi quello è un pochino più particolare. Perché appunto adesso che abbiamo i quattro mazzi commander, di solito tendono a rispecchiare le meccaniche del set principale e magari un pochino a costruirci attorno, no? O a espanderle un pochino. Con Thunder Junction, sni. Nel senso, questo Izzet Spellslinger, sì, diciamo che lo possiamo accomunare al mazzo Tramare. È quello che può sfruttare meglio Tramare all'interno, tra tutti e quattro, diciamo così. Quello delle terre. È un po' diverso, è un po' tanto diverso perché a differenza degli altri non ha una vera meccanica supportata tanto nel set principale, quindi poi insomma vedremo che cosa ho tirato fuori dal cappello per quello. Solo sabbia il mazzo gara, esatto. Quindi, come dicevo, io vi do. Vi ho, diciamo, già anticipato. Penso, se avete visto la programmazione, era già segnato. Comunque, vi ho anticipato il prossima live domenica. Domenica sera. Seconda analisi Commander, vedremo il mazzo Naya. Mazzo terre, cimitero, deserto. Approfondiremo questo aspetto. Però, intanto, per farvi capire quale dei mazzi è. Per la prossima settimana, vi so dire. Perché, come vi dicevo la settimana scorsa, allora dovrebbe essere scongiurata, ma io ho sempre paura che ci sia una live interessante il martedì. Di qualcosa che magari mi farebbe piacere seguire insieme. Quindi domenica tanto ci siamo e ci vediamo. Secondo me entro domenica l'informazione se martedì ci sarà o meno una live interessante sarà uscita. Quindi ci aggiorniamo poi domenica per la settimana successiva. Tenere lontano dalla portata di Xehanort. Quindi, io spero che questa nuova iterazione dell'analisi Commander possa piacere. Ho intenzione nelle future di aggiungere, forse già da queste future, vedo se ho tempo, magari nel weekend sì. Di aggiungere qualche grafichina, soprattutto per la nuova sezione, oppure una grafichina anche per qualcuno che arriva a metà, capire a che punto siamo, cioè se stiamo guardando le nuove carte, se stiamo guardando le ristampe, se siamo già alla parte upgrade, quello vedremo. Sì, esatto, per terra. Quella è una cosa che non ho mai fatto, ma perché appunto facevamo due o più mazzi a sessione, quindi però con un mazzo solo potrebbe aver senso, dato che ci dilunghiamo un pochino di più. Però vedo se riesco già con queste, altrimenti sicuramente dalle prossime, quindi da Modern Horizons 3, perché anche Modern Horizons 3 avrà queste analisi Commander, ovviamente. Comunque, io vi ringrazio tantissimo. Come sempre, lasciatemi feedback anche, boh, se volete scrivermeli in privato su Facebook, sulla pagina Facebook o su X. I messaggi privati io ci sono, quando riesco li guardo sempre, quindi non abbiate timore, anzi, a me i feedback servono per migliorare. Quindi scrivetemi pure.
per prima di salutarvi, vi ricordo, oltre a Facebook e X, questa live verrà ricaricata su YouTube sabato. Vedo quando, perché sabato sono un po' incasinato, ho un po' di impegni. Comunque sicuramente sabato. Domenica ci ritroviamo, sempre qui su Twitch. Vi ricordo poi, per supportarmi nei vari social, mettete like, commentate, condividete per far capire all'algoritmo che esisto. E se volete e potete, potete anche fare la sub qui su Twitch, soprattutto se avete Amazon Prime, avete una sub gratuita al mese. E ringrazio chiunque già sia sub e anche Capesc, che stasera ci ha, dalla palestra, ci ha seguiti. Con anche la sua sub. Quindi, di nuovo, grazie mille. Spero che questo contenuto piaccia. Ci vediamo domenica. Kelben, buonanotte. Kuja, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ci vediamo domenica, sempre alle 9, sempre qui su Twitch. Analisi del mazzo Naya. Ciao ciao.